Il concetto è la Lega di Livorno esprime una linea sulla portualità livornese che mette a disposizione dei nostri consigli regionali perché ne facciano un punto importante di battaglia politica. Qual è la nostra linea? Cose molto semplici. La piattaforma Europa, così come delineata nel progetto dell'autorità portuale, secondo noi è la chiave di volta per la rinascita e lo sviluppo del porto di Livorno. Quindi noi la sosteniamo. La sosteniamo così fermamente che noi diciamo che vigileremo e agiremo qui a Firenze, a Roma, se è necessario anche a Bruxelles, perché la piattaforma Europa esca dalle nebbie dei giochi e divenga un fatto reale e concreto. Purtroppo i giochi sono tanti, oscuri, i traccheggiamenti eccessivi e ci fanno temere che al di là delle buone intenzioni poi si perda tempo. Perdere tempo significa perdere il tram della concorrenza, perdere il tram del rilancio. Perché abbiamo questa preoccupazione? Perché dall'inizio dell'anno il quadro economico di finanziamento della Darsena, della piattaforma Europa, è cambiato 4 volte e noi trasmettiamo ai nostri consiglieri il quadro di riferimento di questi cambiamenti. Ora, siccome un'opera di questo genere non si fa con i discorsi, ma si fa con le risorse in conto capitale, è bene che sia chiaro quante risorse siano necessarie e le loro fonti di provenienza. Quindi 4 volte dall'inizio dell'anno sono cambiati i quadri finanziari. Ecco perché, vabbè, questo lo spiego dopo. Il secondo punto è che invece sono cambiate 3 volte la dimensione dei fondali. 3 volte. Il problema dei fondali non può essere il giochino intorno a cui ci si trastulla e si traccheggia per realizzare la Darsena, la piattaforma Europa. I nostri punti di riferimento sono 3. Sono 3 ancoraggi, chiamiamoli così. Primo, l'accordo di programma firmato a maggio tra Regione, Governo, vari ministeri e autorità portuale che delinea l'oggetto e il finanziamento. Ovviamente se qualcuno ritiene, la Regione ritiene, che debba cambiare il contenuto dell'accordo di programma, lo deve dire in modo esplicito, non si può giocare sotto banco. Quindi il primo punto è l'accordo di programma che delinea l'oggetto, il finanziamento e le fonti finanziarie per realizzare in conto capitale la piattaforma Europa. Nell'accordo di programma è scritto e firmato che la Regione, con massimo 12 milioni e mezzo di euro all'anno per 20 anni, concorre al rimborso degli oneri di ammortamento, quindi concorre in conto interessi, derivanti dalla contrazione di finanziamenti in debito dell'autorità portuale per 400 milioni. Articolo 9,3 lettera A. Quindi uno dei punti della nostra interrogazione è questo: dica una volta per tutte la Regione quanto finanzia, a che titolo, in conto a che cosa, se è in conto interessi o in conto capitale, perché sono cose diverse, e su quale capitolo di bilancio mette i fondi. Perché se non si esce da questa nebulosa si rimane nel vago. Il secondo caposaldo è quello che individua nell'ambito della pianificazione nazionale
e quindi nell'ambito dell'accordo di programma, Livorno come porto in termini europei è definito COAR della subasse Spagna, Livorno, Ancona, Est Europa. Questo è il subasse nel quale è individuata la collocazione e la funzione COAR del porto di Livorno. Bene, però parliamoci chiaro. Se il presidente della regione toscana, con questo giochino dei fondali a meno 20, poi ne parlerà Bruno meglio che è esperto, che non ha nemmeno Gioia Tauro, che è l'unico porto hub dell'Italia, intende avanzare la proposta di fare di Livorno un porto, il secondo porto hub, lo dica chiaramente, apra un contenzioso o un confronto con il governo e con il Ministero delle Infrastrutture all'interno della pianificazione nazionale, perché nella pianificazione nazionale si è inserito Livorno come porto hub, ma deve uscire allo scoperto. Perché parliamoci chiaro, il giochino dei meno 20, a parte il sostegno a qualche imprenditore che opera sugli escavi, avrebbe solo una funzione, quello di equiparare Livorno al sistema degli hub, ma su questo ci vuole pianificazione e decisione netta. Tra l'altro aggiungo, se questa fosse la scelta, dovremmo anche dire che i 50 milioni che ha messo a disposizione il governo, e che è l'unica cifra che non è ballerina, sarebbero insufficienti, perché ai fini della equiparazione con i livelli, si chiamano così, di leva di investimento stabiliti dall'Unione Europea, che sono almeno 12,5, il governo dovrebbe metterci come minimo 68 milioni. Quindi questo è il secondo punto dell'interpellanza, si sia chiari intorno a questo problema. Il terzo caposaldo riguarda, quando noi diciamo Livorno non deve perdere il tempo della competizione, della concorrenza, noi riteniamo che debbano essere rispettati i tempi che sono stati indicati dall'autorità portuale per la realizzazione dell'opera, che sono il 2017 termine dei lavori, vero Nieri? 2017 termine dei lavori, e 3 anni di lavori, e il 2020 l'inizio dell'operatività. Questa è l'ultima comunicazione di... Ma quando si dicono le cose... quando si dicono le cose, su questo non è un giochino, non è il giochino della carriera, delle carriere. Questa è una questione su cui si gioca il futuro della città e del suo porto, quindi non ci si può scherzare sopra, e noi dobbiamo stare al pezzo per mettere in luce le incongruenze e le discrepanze che possono emergere. Per cui, se si rispettano questi tempi, Livorno può ambire a entrare nel circuito della, si chiama così, competition portuale. Altrimenti la piattaforma Europa è un bellissimo progetto, un gran volantino su cui fare la campagna elettorale, ma uno specchietto berre all'odole dietro cui alla fine non ci sarebbe nessun risultato. La Lega, che ambisce ad essere una forza concreta, con obiettivi chiari e concreti, non ci sta al giochino dei sotterfugi. Ecco perché il primo passo che noi compiamo è mettere a disposizione gli elementi su cui il nostro gruppo consiliare, al di là dei discorsi che fanno gli amici di Rossi, chiami il governo della regione a rispondere in modo preciso a punti interrogativi e problematiche che sono decisive per il futuro di Livorno.